Siamo in collegamento con Antonio De Jesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli. Ben trovato, assessore, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Buongiorno a lei. Assessore, un copione che si ripete troppo spesso, la violenza del calcio con i tifosi che devastano le città. A Napoli già era accaduto nei mesi scorsi, il copione si è ripetuto. Le chiedo, si poteva fare di più? Beh, quello che su cui si può fare di più è sicuramente un maggiore coordinamento normativo e organizzativo a livello europeo, perché vede, non c'è stato solo il caso Napoli, gli incidenti sono successi anche a Milano, per cui c'è questa tendenza da parte di alcune tifoserie ultra di città europee di organizzarsi per venire nei vari luoghi dove si svolgono le competizioni sportive e mettere in atto una vera e propria strategia di aggressione nei confronti dei tifosi ospiti. È una follia metropolitana, è gente folle, io li definisco criminali perché utilizzano un valore positivo che è quello della competizione sportiva, calcistica, che merita espressioni anche goliardiche, manifestazioni di giubilo a sostegno della squadra, ma non possono essere poi, si devono trasformare in attività di strategia violenta. Questo è il tema. Ora il nostro paese si è attrezzato molto bene dal punto di vista degli strumenti preventivi da dare alle autorità di pubblica sicurezza, al Ministero dell'Interno, per mitigare il rischio che tifoserie estreme possano mettere in crisi i servizi di ordine e sicurezza pubblica. Ma a livello europeo è importante che ci siano delle regole, degli strumenti, cioè le autorità di pubblica sicurezza che ricevono questi risultati devono sapere o non devono proprio partire dai luoghi di partenza. Quindi Se nei praticamente, loro assessore, paesi. mi perdoni, lei dice che l'assalto in qualche modo era già organizzato e Berlino non ci ha avvertiti? Mancano regole che impongano ai paesi da cui vengono questi soggetti di non partire, perché vede, se non c'è una regola che un tifoso che ha il DASPO in Germania non possa partire, non possa acquistare un biglietto, e poi c'è bisogno di un maggiore flusso informativo, perché le autorità di pubblica sicurezza che ricevono questi bandi devono sapere che quelli non sono DASPati, non sono violenti, ma questa è un'attività che deve essere fatta a monte. Assolutamente, e insomma, e tra l'altro poi il tema di fondo è un altro: chi pagherà i danni di questa devastazione? Perché insomma, così come è accaduto gli scorsi mesi, i danni al momento non sono stati ancora recuperati dagli esercizi commerciali, all'arredo urbano, che chiaramente sono costi poi che gravano sul comune e sui comuni, perché non è una cosa solo napoletana. Nel caso di specie, la questura, con grande sacrificio delle forze dell'ordine, hanno predisposto un servizio eccellente, perché l'obiettivo di questi tifosi, non chiamo tifosi, questi ultrati, questi banditi, è quello di entrare in contatto con le tifoserie ospiti. Poi di fatto si riduce in un contatto con le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine hanno il compito di evitare che questi ultra entrino in contatto con le tifoserie locali e l'hanno fatto egregiamente e hanno anche arrestato 11 persone per reato di devastazione. Ora, i danni li dovranno pagare loro in esito al procedimento penale. Quando saranno condannati, pagheranno i costi della devastazione. E insomma, è una situazione veramente complessa. Bisogna, secondo me, veramente sollecitare anche il governo centrale affinché si faccia portavoce in Europa di questo problema, perché è un problema che, ricordiamo, non riguarda soltanto Napoli, lei ha ricordato Milano, possiamo ricordare Roma. E poiché insomma gli incontri internazionali ci sono, e se questo è l'andazzo, insomma, mi sembra che ci sia una deriva di violenza Ma questa nuovamente. concentrazione a distanza di 2 giorni, Milano, Napoli, hanno dimostrato che il problema è urgente e qui c'è bisogno di un coordinamento normativo che valga per tutti i paesi europei. Questo
dove si stabilisce che a monte il soggetto non deve partire, un ultra non deve partire e non deve avere la possibilità di acquistare un biglietto, così come lo facciamo in Italia. Per cui queste norme italiane sarebbe auspicabile che fossero adottate dagli altri paesi. Altrimenti si arriva, se uno prenota un albergo e ha la possibilità di acquistare un biglietto ancorché violento nel suo paese, lui può arrivare, perché noi siamo in un paese democratico, non puoi vietare di non frequentare un albergo o di non andare allo stadio. Non ci sono strumenti che possono impedire a un soggetto che ha acquistato un biglietto di entrare nello stadio. E poi è, secondo me, maturo il tempo per affrontare il problema a livello europeo. Assolutamente. Le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci: quanti sono stati gli uomini in campo che, insomma, sono stati schierati per tenere a bada questa situazione così difficile e complessa, che poteva anche sfociare in episodi ancora più drammatici? Beh, i numeri li può dare solo il questore. Numeri situati, ma io credo che siano stati centinaia di uomini impegnati, uno sforzo notevole, esoso, però i numeri di quante forze dell'ordine sono state impegnate, questa è, diciamo, è competenza del prefetto e del questore. Allora, assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie.